Mi sembra molto molto chiaro, mi sembra molto molto chiaro. Ma intanto io chiamerei, caro David, un personaggio che è una sorta di predicatore. Predicatore indicato, secondo lui, dal nostro Signore, per chi crede nella religione cattolica naturalmente, il predicatore camionista Tony. Tony il predicatore. Vai col numero, regia. Pronto? Tony? Sì, dimmi tu. Sono Cruciani, come stai? Ah, ciao, ciao, ciao. Tutto bene, ringraziando a Dio, tutto bene. La pace, sempre. La pace di sì, sempre, la pace di Gesù Cristo sia con te innanzitutto, no? Quello che dici sempre tu. Sì, sì, e spero che anche tu capirai meglio la scrittura, la parola di Dio. Perché io so che alla fine c'è qualcosa di buono in te, io ti ascolto ogni tanto. Grazie, sì. Tony. E tu credi soprattutto che ci stiamo avvicinando all'Apocalisse, questo è il punto, no? No, siamo dentro l'Apocalisse. Cioè? Ora, allora, tu devi sapere, io leggo le scritture tantissimo, per me ogni giorno... Ogni giorno tu leggi le scritture, no? Sempre, continuamente. Da 30 anni. E mi santifico. Tu ricordi che la Bibbia è profezia, parla del passato, del presente e del futuro, ok? E perché è l'opera di Dio, è la creazione di Dio. Allora, tu devi sapere che gli extraterrestri esistono dalla fondazione della Terra. In realtà sono angeli caduti, sono entità spirituali che sono superiori a noi, è sicuro. E che domina nel mondo. Io vi dico che tutto quello che sta accadendo sembra naturale, l'intelligenza artificiale, che sia una cosa, l'evoluzione dell'essere umano, che sarà una cosa buona. Invece è solo come dice la Bibbia, come dice la parola di Dio, che ci avverte di questi tempi, è solo una forma di schiavitù. È una schiavitù satanica chi si metterà questo marchio, che è il numero 66, e chi seguirà questa statua, questa chi sarà, perché questa statua, che sarebbe l'intelligenza artificiale, perché 666? Sì, ma ho capito una cosa, scusami Tony. 2019, aspetta, se no mischiamo le cose, Oggi, secondo te, il mondo da chi è guidato, da chi è comandato? Da chi è guidato il mondo? Allora, il mondo è guidato come al tempo degli egiziani. Noi abbiamo più di 400 anni che stiamo sotto il dominio dei Rothschild, perché i Rothschild sono i finanziari di questo tempo, dominano il denaro, hanno il potere del denaro, addirittura il denaro loro lo producono. Lo stampano, I Rothschild stampano denaro, questa è nuova, La famiglia ebraica è al comando di tutto questo sistema finanziario. Non vi piace, è questo. Ma l'Apocalisse, perché siamo nell'Apocalisse? Al di là di chi comanda il mondo, cioè i Rothschild, tu hai detto, no? Che stampano anche denaro, che sono sostanzialmente la bestia. Voglio capire una cosa, però. E al contrario, perché i segni dell'Apocalisse, quali sono i segni dell'Apocalisse? Che mi sono rotto i coglioni, quello è il primo segno dell'Apocalisse. Allora, che mi sono sgonfiato le palle. Il segno dell'Apocalisse è che mi sono sgonfiato le palle. Quello è il segno più evidente. Un'Apocalisse di rottura di coglioni di primo livello, complotti inesistenti. Sia al tempo anche di Hitler, loro cercavano di manipolare il cervello. Ma chi? Ora, mediante i nazisti. Perché dovete sapere che gli ebrei non sono ebrei, sono nazisti, sono origine dei Kazari, famiglie che adoravano Satana, di origine di Baal, adoratori di Baal, facevano sacrifici di bambini. Ma che c'entra questo con Hitler? Sacrifici di bambini? Devi sapere che Hitler era un altro burattino dei Rothschild. Adesso gli ebrei sono nazisti. Gli ebrei sono nazisti. La famiglia Rothschild ha sovvenzionato la guerra di secessione in America, ha sovvenzionato Garibaldi, sono persone diaboliche che fanno il culto e
adoratori di Satana, di Baal, che ero uno dei primi demoni della scrittura. Ora di Baal, mi si sono rotte le Baal, mi si sono sgonfiate le Baal. Però questo è importante, tu stai dicendo che fondamentalmente... Ma io non so, io, è inutile che mi dici, poi, guarda, mi fai cadere, dici Parenzo rispondi, ma cosa devo rispondere? Cioè non posso neanche rispondere niente. È interessante questa cosa qua, lui sta dicendo che i Rothschild hanno finanziato tutte le guerre, è giusto o no? Esiste da 400 anni come, sì, come l'Egitto, sì, che loro governano il mondo indirettamente, in terza persona, loro delegano ad altri politici, sono soltanto i politici e tutti gli uomini di comando sono solo burattini nelle loro mani, perché li corrompono con i soldi. Benissimo, perché loro addirittura, allora dovete sapere, ma che tutto loro questo, hanno creato... Scusami, ma tutto questo è dentro la Bibbia scritto? Perché tu ma dove ma questo che cazzo legge, un analfabeta, ma che cazzo, ma dove l'ha letta ste minchiate? Ma se passa tutto il giorno a leggere la Bibbia perché ha troppo tempo libero, lui dovrebbe, quando lavora col camion, quando parla con lo scienziato Accardi che era il mio professore di matematica adesso? E fisica e gli dici chi è Antonino Abbate di Trapani. Ero un ragazzo che mi mettevo nella lavagna e spiegavo i polinomi e i monomi e l'algebra, la matematica, la fisica ai ragazzi, e io prendevo 10 e lui non mi dava 10, quindi non posso valutare la mia intelligenza. Fermi un attimo, allora stai delirando. No, perché io invece ho seguito con grandissimo interesse quello che ha detto Tony, con grandissimo interesse soprattutto nella parte in cui lui dice, ma l'interesse di un medico, di uno psichiatra, psichiatra segue con interesse quello che dice soprattutto la maggior parte dei medici ormai sono finanziati dalle strutture farmaceutiche, da questi finanziari, ormai i medici sanno solo dire che c'è questa malattia, allora prenditi questo farmaco che ti guarisce, quando in realtà Dio con la natura ha creato tutto per guarirsi in modo naturale, cioè nel senso non c'è nessun modo naturale. Se uno ha un infarto deve fare qualcosa, deve operarsi, deve andare da un cardiochirurgo. Devi mangiare sano fin da quando nasci, invece basta con queste aziende, queste super aziende che ormai governano il mondo. Ma tu, hanno distrutto l'artigiano, se tu dovessi avere hanno distrutto l'artigiano, il piccolo venditore. Ora per andare a vendere l'uva che gliela comprano al sud calabrese napoletani a 25 centesimi e poi loro sul mercato la vendono a 4 euro perché sono riuscito a fare questo e stanno approfittando degli agricoltori. Qui siamo passati però ti faccio una domanda, sei convinto che il mondo è satanico, glielo fai dire o non glielo fai dire? Ma può dire quello che vuole, ma il mondo è satanico. Ti chiedo con gentilezza, Dio non voglia, ma se per caso tu dovessi avere un ictus e fossi rantolante per terra chiedendo aiuto, viene un'ambulanza, ti prende e ti porta al pronto soccorso e provano a salvarti la vita, tu che fai? Dici datemi dell'uva pura perché ma non voglio farmi curare. Posso darti un chiarimento, uomo del mondo. Ora mi hai fatto una domanda e per una persona educata dà la possibilità di rispondere. Vai, rispondi, certo, assolutamente, per carità. Allora, io perché siamo dentro l'Apocalisse? Proprio per questo. Cioè? 2-3 anni fa, sì, se qualcuno si prende la briga di andare a guardare i miei video, ho profetizzato dicendo che gli ospedali non saranno più come prima. I dottori non saranno più come prima. Ora, tu mi fai finire di parlare? Vai, ti piace? Dimmi. Ho detto che i poliziotti moriranno come mosche, si ammaleranno. Ho detto queste cose precise, spaccate, è quello che sta accadendo. Sì, perché il sindacato, se tu senti il sindacato di polizia... Ma adesso siamo passati da Israele al sindacato di polizia, scusa, tu stai dicendo... No, per farti capire che la Bibbia non è un libro antico, è odierno. Tu stai dicendo che il vaccino satanico, che tu non chiami vaccino, è profetizzato dalla Bibbia pure? Sì, sì. Dove c'era scritto che il vaccino... È per...
Perché è una forma di schiavitù. Allora, questa elite sa che il mondo sta per finire, cioè ci sarà un cambiamento climatico, sa che l'asse terrestre verrà, il campo magnetico sta per essere spostato, ci saranno cambiamenti fortissimi, climatici, la trasformazione completa. Vabbè, dunque... Loro, prima che accadano questo, si sono costruiti bunker, specialmente in Alaska. Chi si è costruito? Loro in hanno Alaska? Già ci sono, perché... ci sono sì, in sì, perché se vuoi... in Alaska in... ci sono deserto, degli orsi, porca troia. Ti spiego, tutto questo è scritto, è biblico, perché c'è scritto, ma ad esempio, stai, che il deserto, scusa, mi stai dicendo... il deserto fiorirà, il deserto in quei tempi, il deserto fiorirà, cioè tu mi stai dicendo, è scritto nella Bibbia ed è scritto pure uno Corano, tanto per farlo, tanto tu mi stai dicendo, scusami Tony, tu mi stai dicendo che c'è gente che si è costruito dei bunker in Alaska, questo è interessante, pure, in Alaska pure, sì, perché sanno che ci sarà un scioglimento globale, che le temperature del mondo si innalzeranno a tal Tony, punto un'ultima che... cosa, l'omosessualità mamma dilaga mia, l'omosessualità mamma. Dilaga proprio questo. Allora, è scritto anche questo in, è scritto sempre nelle lettere, lo diceva pure l'apostolo Paolo, l'apostolo Paolo diceva che negli ultimi tempi loro loro, quindi c'è un gruppo, c'è un'elite, cambierà le leggi di Dio, le cose naturali di Dio. E dunque? C'è tutto, c'è l'anticristo, farà, ribalterà tutto, la donna comanderà sull'uomo, gli omosessuali saranno la cosa più giusta, ognuno, c'è tutte le leggi di Dio, Dio odia il peccato, l'omosessualità è un peccato. Dunque gli omosessuali devono essere casti. Allora, in lettera ai Romani, al primo capitolo, parla di una religione, dei religiosi, che questi si vituperanno la carne, si accoppieranno uomo uomo, donna e donna, e li chiama contro natura. Questi commettono abominio agli occhi di Dio. Ah, abominio agli occhi di Dio, benissimo. Sì, grazie Tony, Romagna, grazie di questa lettura della Bibbia, caro Tony. Grazie di questa lettura della Bibbia, ti abbraccio molto forte, caro Tony. A presto. A presto, fratello. Ciao, a presto, fratello mio. Fratello? Ma quale cazzo di fratello? Scegli il